Si chiama Paul Crossley, è un uomo di 46 anni di età e pensate che avrebbe spinto da dietro il signor Robert Malpass di 91 anni di età. Ci troviamo per la precisione nei binari della metropolitana di Londra, dove ripeto che Paul avrebbe spinto direttamente nei binari Sir Robert Malpass, un 91enne. Prima dell'arrivo del convoglio in stazione questo sarebbe accaduto. Il video però è una testimonianza diretta di quello che sarebbe accaduto. Infatti si vede l'uomo che spinge da dietro, ripeto, sui binari, Robert Malpass, un uomo che stava aspettando la metro. L'uomo che avrebbe spinto il signor Sir Robert Malpass, pensate che da come si legge nel web era strafatto di crack. Il crack ovviamente è una droga. Ma pensate che l'uomo di 91 anni, qualcuno potrebbe pensare che sia morto, no? Perché quando passa un convoglio sopra un corpo la morte è garantita, è sicura e certa al 100%. E invece no, infatti l'anziano uomo si è salvato grazie a Riad El Hussani, un vero e proprio eroe, che letteralmente saltando dalla banchina è riuscito a salvare Robert Malpass mentre giaceva disteso sulle rotaie a 60 secondi circa dall'arrivo di un altro treno che stava per pervenire, per arrivare. L'ex capo dell'Eurotunnel quindi si era cavata con qualche frattura, un taglio sulla testa che ha richiesto ovviamente 12 punti di sutura. Complimenti dunque al buon eroe Riad El Hussani per aver salvato la vita a Sir Robert Malpass, un 91enne. Grazie, il video termina qua, iscrivetevi, commentate al prossimo video da Narratore Italiano.